Presidente, la pratica dell'infibulazione è diffusissima ancora al mondo, soprattutto in Africa. Oggi presentiamo una campagna di sensibilizzazione, legami impropri. Ecco, quanto è importante sensibilizzare l'opinione pubblica? Purtroppo questa è una pratica molto diffusa in alcuni continenti, ma per la verità è in virtù della immigrazione è diffusa anche sul nostro territorio, è diffusa anche in Italia. Non ci sono parole per definire la brutalità di questa pratica e quindi non ci sono parole per sottolineare la positività di iniziative come questa, messe insieme dall'Istituto Artistico Mannucci di Fabriano, insieme alla Commissione Pari Opportunità e all'Assemblea Legislativa delle Marche, attraverso una iniziativa intelligente realizzata dai giovani, partendo dalla mail art, per svolgere quello che ci è possibile, cioè portare a conoscenza quante più persone ci è dato contattare, per sensibilizzare, perché sì, davvero ci sia un movimento vasto, esteso, che non solo condanni ma contrasti in tutti i modi possibili la brutalità e questa violenza inaudita sulle donne.